Amici sportivi appassionati di calcio 5, buonasera, Valerio Pavesi che vi parla da Marzo 80 Channel, 24esima giornata campionato futsal, serie C1, questa sera si affrontano AC Marzo 80 contro MGM 2000. Prima della sintesi andiamo a vedere il risultato finale, Marzo che vince per 8-6, partita incredibile. La classifica vede sempre il capolista Pavia che comanda 60 punti, Marzo che raggiunge MGM al nono posto a quota 27 punti. E infine la classifica marcatori è una lotta tra Marrone e Rovati, rispettivamente a 39 e 37 reti. La formazione della MGM 2000 scende in campo con Bergomin, Porta, Sterlocchi, Miglio, Porta e Craperi. A rotazione Serra, Sorbara, Faldrini, Cavalieri, Casilio, Ruffoni e Porta, allenatore Livio Peregalli. La formazione della Cimazzo 80 scende in campo con Simone Prisma in Porta, con il numero 2 il capitano Luis Cimmino, con il numero 6 Simone Lupis, con il numero 7 Alessio Savino, con il numero 9 Alex De Montis. A rotazione con il numero 12 Mirko Galletta, con il numero 3 Luca Lorenzo, con il numero 4 Alessio Merante, con il numero 5 Mattia Gentile, con il numero 8 Carmine Zappia, con il numero 10 Luca Luceri, con il numero 11 Alessio Vercillo, l'allenatore della Cimazzo 80 Cristian Filomene. Ed ecco lo schieramento in campo che vede il ritorno di Luceri e in avanti Alex De Montis, ed ecco i giocatori che scendono in campo, 24esima giornata. Guardate che tifo spettacolare che c'è questa sera a sostenerci, grandissimi ragazzi. Partita fondamentale per la zona play-out. Inquadrato il capitano Luis Carlos Cimmino. Clima sportivo delle grandi serate, tutto pronto, buona partita, partiamo! Si comincia, 24esima giornata campionato futsal serie C1. Scontro diretto tra Marzo e MGM. Buona partita a tutti. Calcio di punizione sul pallone Savino. Parte con il destro. La respinta da parte di Bergomi, ma poi è Cimmino che controlla il pallone di mano. Gioco fermo, calcio di punizione. Prisma. Il rilancio lungo per De Montis, recupera palla Craperi e ora Faldrini che cerca di liberarsi, recupera palla Cimmino, la conclusione col destro, la parata di Bergomi in calcio d'angolo. Corner battuto, attenzione Lupis, c'è ancora la parata di Bergomi, prova ad uscire, ora i giocatori dell'MGM, blocca Prisma, calcio d'angolo Cimmino, la palla in mezzo, Savino, gol, 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 splendido tiro al volo e Savino va sotto la curva, incredibile, ci portiamo subito in vantaggio, rivediamo la palombella di Cimmino, precisissima, tiro al volo col destro straordinario e siamo in vantaggio, non può nulla, Bergomi, 1-0, Francesco Porta, Sterlocchi, ancora Porta sulla sinistra per Faldrini, all'indietro per il numero 10 che lancia in avanti Sterlocchi che con un rimpallo si libera, attenzione la conclusione col destro, palla che termina a lato alla sinistra di Prisma, Lupis per Cimmino, la conclusione col destro, Bergomi respinge, calcio d'angolo, ancora Lupis, il tiro che viene strozzato ma è ancora Savino sulla destra, prova a concludere, poi Luceri, gol, gol, ma no, è fallo di mano, l'arbitro annulla la rete, rivediamo De Montis, la tocca con il braccio netto e viene ammonito Alex De Montis dal direttore di gara. De Montis in avanti, recupera Miglio, Faldrini, Francesco Porta, supera la zona del centrocampo, parte col destro, Prisma respinge, poi palo Casile, incredibile, rivediamo, rischio pazzesco, Casile centra il legno, rischio incredibile, ma ancora corner, Miglio respinge Vercillo di testa, ma è Francesco Porta che si gira e firma il gol del pareggio, MGM 2000 che raggiunge l'1-1. Ma abbiamo regalato questo gol, errore in difesa. Molto bella comunque la conclusione da parte di Francesco Porta. Ottimo palleggio. Si è girato, palla
sotto la traversa, non può nulla Prisma. E ora MGM ha preso coraggio, recuperiamo palla con Luceri, parte il contropiede, attenzione, il pallone in mezzo, ma ancora Luceri che prova a liberarsi di tre avversari, esce Bergomi, poi il tiro da parte di Vercillo che termina alto. Bergomi di testa a Cimmino, Luceri sulla destra, la prova col destro, respinge Bergomi con il piede, poi la ripartenza, palla che termina in out. Zappia prova ad avanzare, supera il centrocampo, ma riparte MGM con Casile, attenzione Casile, pericolosissimo, e c'è il gol, gol del 2-1, grandissima azione da parte di Antonino Casile, ribalta la situazione MGM, ottima azione da parte di Casile, ha tentato di intervenire Vercillo, non ha potuto nulla, poi Prisma viene battuto. Rivediamo da un'altra angolazione, straordinario gol da parte di Casile, e ora la situazione si è ribaltata, 2-1 Lupis. Vercillo, attenzione Zappia, ha provato col destro, ancora Bergomi, viene chiamato il primo time out della partita. Siamo partiti a 1000 con il vantaggio, poi MGM ha preso coraggio e ha ribaltato la situazione, e ora ci ritroviamo sotto per 2-1. Riprende il gioco Lupis, Cimmino in avanti per Luceri, ancora Zappia, c'è un'altra respinta da parte di Bergomi, Cimmino lontana di testa, De Montis prova ad affrontare con il sinistro, ancora Bergomi che respinge, Lorenzo De Montis, provato l'imbucata, recupera palla a Faldrini, Sterlocchi, attenzione c'è libero sulla destra, Craperi sfiora di un soffio il gol, si fa male anche il numero 9 Francesco Porta, prova ad avanzare anche Bergomi, parte il lancio sulla sinistra, respinge Prisma, attenzione poi è Casile che si gira molto bene, respinge Simone in rimessa laterale, Cimmino, Lupis, Savino, ancora per il numero 6, lo scambio con De Montis, Savino, gol, 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 2-2, doppietta per Savino, incredibile, bellissima questa azione, lo scambio tutto di prima, De Montis e poi Alessio conclude in rete, 2-2, rivediamo, non può nulla questa volta Bergomi e siamo ancora in corsa. Rimessa laterale, Francesco Porta, recupera palla De Montis, attenzione c'è libero sulla sinistra, Cimmino, gol, 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 sotto la curva il capitano, ribaltiamo la situazione in 2 minuti, 3-2, rivediamo, De Montis assist perfetto per Cimmino che non sbaglia, incredibile, da 1-2 a 3-2, clamoroso. Savino, attenzione il pallone in avanti per De Montis, la partita si sta accendendo e viene fischiato un fallo, sesto fallo clamoroso, sarà tiro libero, calcio di punizione, il tiro da parte di Francesco Porta che pareggia, incredibile, ci facciamo raggiungere subito, 3 pari. Rivediamo il replay, conclusione secca e precisa, non può nulla Prisma, rivediamo da un'altra angolazione, tutto da rifare, Lupis, Savino si sposta sulla destra e ora Luceri che indietreggia per Prisma, attenzione rimpallo, incredibile, la palla termina in gol, Davide Miglio, non ci credo, non ci credo, da 3-2 a 3-4 e qua c'è l'errore da parte di Prisma che rinvia proprio sui piedi del capitano della MGM che porta in vantaggio i suoi, e finisce qui il primo tempo, tra lo stupore generale torniamo negli spogliatoi, viene giustamente consolato Prisma.
situazione che è incredibilmente si è ricapovolta di nuovo. 4-3 per MGM. 5 secondi di spot per noi. Parte la ripresa. Situazione che vede in vantaggio i nostri avversari per 4-3. Non dobbiamo mollare. Forza ragazzi. Bergomi. Miglio. La combinazione con Casile è molto bella. La conclusione di prima. Gran gol da parte del capitano Davide Miglio. Straordinaria azione. E questa volta non abbiamo potuto nulla. Ottima combinazione tra Casile e Miglio. Palla in gol. E siamo 5-3. Siamo a meno 2. Non ci voleva. Proprio all'inizio del secondo tempo. Savino. De Montis. Prova e scarica con il sinistro. Palla che termina sulla traversa. I nostri tifosi non mollano. Bergomi. Di testa Cimmino. Luceri vince il contrasto solo davanti a Bergomi che lo salta. Attenzione alla conclusione. Salva Sorbara sulla linea. E siamo anche sfortunati. Miglio. In avanti per Sterlocchi. Recupera palla Savino. Avanza Savino. Si accentra Savino. La combinazione con Luceri. Ancora Savino. La parata di Bergomi. Lupis. Sulla destra per Savino. Attenzione Luceri. De Montis. Ancora Bergomi. Lupis. Savino. De Montis. Sì. 5-4. 5-4. Meno 1. Dedica. Rivediamo, bellissima questa azione. Lupis, Savino, tutto di prima. De Montis non può nulla questa volta. Bergomi. Craperi. Francesco Porta. Il lancio per Sterlocchi. In mezzo per Miglio che sfiora il gol. Grandissima occasione. Prisma. Cimmino. Lupis. Prova da fuori con il sinistro. Ancora Bergomi. Respinge. Cimmino. Lupis. Lorenzo. Ancora il capitano. Lupis. De Montis. C'è il gol. Pareggio. Pareggio incredibile. Alex De Montis. Proprio nel momento in cui eravamo più in difficoltà siamo riusciti a riagguantare la situazione. Rivediamo, bellissima combinazione Lupis De Montis di prima. Ancora il numero 6 che prova ad avanzare. Ora ci crediamo, e ora ci crediamo. Lorenzo, clamorosa azione, poi succede di tutto in area. Riescono a uscire ora i giocatori dell'MGM. De Montis recupera ancora il pallone in mezzo. Riesce a uscire Francesco Porta e ora prova a ripartire la squadra avversaria con Miglio. Pallone in rimessa laterale. Partita spettacolare alla Palestra Stellanda. Rischia De Montis ma riesce ad avere la meglio. Ancora Savino. Gol! 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 6-5! Siamo di nuovo in vantaggio clamoroso. Rivediamo. L'assist da parte di Lorenzo per Savino, ma ha fatto una grande azione De Montis. Calcio d'angolo, attenzione, non ci credo a quello che sta succedendo stasera. Miglio. Il rimpallo, recupera palla De Montis. Saltato Sterlocchi, De Montis, gol! E gol, e gol, e gol! E gol, e gol, e gol! E gol, e gol, e gol! Ancora lui, Alex De Montis. Entusiasmo incontenibile sugli spalti. Rivediamo, azione straordinaria, ha superato Sterlocchi, ha resistito alla carica di Miglio e ha insaccato. Che partita! Attenzione perché ancora non è finita. Craperi, lo scambio con Casale e c'è il gol del 7-6, incredibile, la partita si riapre ancora. Rivediamo lo scambio tra Casale e Craperi, ottima combinazione. E palla in gol. Dobbiamo soffrire fino alla fine. Siamo nell'ultimo minuto, attenzione.
provano ancora con il portiere in movimento, ora tutti in avanti, recupera palla, attenzione De Montis, la porta è vuota, sì! E la chiudiamo, 8-6, Alex De Montis, un altro gol per il numero 9 che completa una prestazione straordinaria. E finisce qui la partita, 8-6, andiamo subito a bordo campo per le interviste del dopo partita. Sì, sì, buonasera a tutti, sicuramente una partita emozionantissima, sono d'accordo. Stasera quello che contava di più era vincere. E abbiamo visto tutti, ci abbiamo messo il cuore e io sono convinto se seguiamo questa strada possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che purtroppo è la salvezza, però è quello che ci resta. È quello il nostro obiettivo adesso, purtroppo. Sì, sì, sicuramente rimangono altre tre finali, si può dire. Però sono sicuro che se andiamo in campo con questo atteggiamento, sono convinto che ce la facciamo alla grande. Poi, soprattutto con questo tifo qua, ha influito tanto, sicuramente. Grazie Luis, allora alla prossima, a questo punto speriamo, ancora con una vittoria. Grande, ciao! Buonasera a tutti, le mie impressioni sono state che alla fine ha meritato la squadra che ci teneva di più a portare a casa la partita. Abbiamo tirato fuori le palle gli ultimi 10 minuti, e grintosi, bella reazione. C'è stato un momento in cui hai pensato, no, non ce la facciamo? Guarda, quando abbiamo preso il 5-3 ho detto ci siamo spenti un attimo. Poi ho visto che abbiamo fatto il 5-4, il 5-5, ci siamo ripresi subito e abbiamo tirato fuori la grinta. La partita era calda e meno male che l'abbiamo portata a casa, meglio così. Grazie Mattia, allora alla prossima. Buona ciao. Serata. Mazzo 80 Channel vi ringrazia per la visione, grazie a tutti, alla prossima partita.